Iniziamo questo vlog oggi qua in camera perché voglio fare quella pulizia bene bella di primavera. Voglio togliere questa tenda qua, voglio pulire bene. Ho già iniziato, quindi ho deciso di registrare adesso. Ho già preso la scala, guarda qua. Ce l'ho qua il mio kit pulizia con tutto a posto, tutte le cose che devo portare. E anche qua il mio tripod, quindi ti invito a essere con me fino alla fine di questo video. E adesso iniziamo qua, vi faccio vedere com'è la giornata. Guarda che bella giornata oggi. C'era un bel sole, ma adesso è uscito un po' le nuvole qua, che ha coperto un po' il sole. Ma oggi farà una bellissima giornata e siamo qua con tutto verde, guarda che c'erano tutti brutti gli alberi, ma adesso sono diventati tutti verdi. Io vi faccio vedere sempre questo paesaggio sul mio Instagram, chiocciola in casa con Marlinda. Andate lì a seguirmi anche lì perché è molto bello, ci sono delle belle storie tutti i giorni, quindi seguitemi anche su Instagram, chiocciola in casa con Marlinda. Adesso iniziamo qua perché il lavoro è grande. Cosa che faccio sempre con le tende è quando subito quando la tolgo lì io la metto da lavare, perché così quando io finisco di pulire loro sono già lavati, io posso mettere sopra anche se sono bagnati, che così si asciugano nel posto giusto e esce quel profumo bello di ammorbidente sulla camera, che è buonissimo. Io ho tanti tipi di miscela per pulire i vetri, ma per pulire quella pulizia più pesante di pulizia di primavera, io preferisco questo tipo di miscela che faccio adesso, che è una miscela che ho già qua sul canale. Vi lascio il link del video qua sopra nel card e giù sulla descrizione. Comunque non c'è niente di che. Io uso l'ammoniaca e anche un po' di ammorbidenti e l'acqua calda. Ma perché l'ammoniaca e anche perché l'ammorbidenti? L'ammorbidenti fa con che quando arriva la pioggia si scivola un po' l'acqua più veloce, quindi non rimane lì tante macchie d'acqua così. Quindi per sapere la misura di quanto metto di questo, di quell'altro, vi chiedo di andare a vedere quel video lì, se non questo diventa troppo lungo. Per pulire i vetri, come vi ho detto, in questa pulizia di primavera che è un po' più pesante, io uso questo, mi aiuta tantissimo, lui togliere l'acqua e è come un aspirapolvere, aspira l'acqua e quindi mi aiuta tantissimo. Dopo io uso solo un panno per asciugare e è più veloce. Prima di iniziare io faccio l'aspirapolvere, passo anche l'aspirapolvere così il pavimento rimane già bello pulito e faccio anche le aragnateglia prima di tutto, perché così è tutto a posto. Dopo inizio a pulire i vetri.
messo qua sul materasso il bicarbonato di sodio, lo lascio qui un'ora e dopo vengo a togliere con l'aspirapolvere. Mi è caduto anche un po' qua. Questo è un trucco che, se vuoi sapere, ce l'ho un video già che spiego bene come faccio a pulire una volta all'anno, così due al massimo, pulizia di primavera e pulizia di autunno. È il materasso, vi lascio il link qua sopra. E ho già aspirato un po' anche qui, che così riesco a pulire meglio i vetri, perché mi dà fastidio se io inizio a pulire e c'è insieme l'acqua, la polvere che gira dappertutto, quindi preferisco prima aspirare un po' e dopo passo ancora una volta, perché i posti più brutti io ho già fatto. Anche su l'ho torto tutta la ragnatela. Mi manca andare su con la scala, pulire sopra con l'aspirapolvere e l'armadio. Ma lo faccio adesso dopo il pranzo, perché sono già stanca, però voglio finire oggi questa camera. Bene, io pulisco qua sopra perché guarda la differenza. Questo è polvere, tanto è sporco. Quindi io pulisco bene qua su perché faccio questa pulizia qua due volte all'anno, come vi ho detto, nelle pulizie di primavera e anche nelle pulizie di autunno. Quindi adesso finiamo. Io, come vi ho detto all'inizio del video, per pulire i vetri uso questa miscela e per tutto l'anno io faccio un altro detersivo che ho qua il video, che è più facile, che è con aceto e adesso non mi ricordo tanto la miscela, però c'è qua sul canale. E questa io lo uso per le pulizie più pesanti, che è quella proprio di primavera. Quindi adesso inizio a pulire i vetri. Ho già tolto tutto il bicarbonato qua del materasso, ho già fatto qua ho già pulito, guarda, è tutto bello pulito. Ho usato una miscela che ho qua per pulire la polvere, che c'è scritto, il tema del video è mai più polvere nella foto del video. Se volete trovare, vi lascio qua giù, che è questa miscela qua, che è molto facile da fare. Ho pulito anche qui, guarda com'è bello, brillante, senza polvere. E adesso iniziamo qua i vetri. Avete visto che ho pulito anche sopra qua. Oggi non riesco a fare il guardaroba fuori e dentro perché, mamma mia, è troppo lavoro. È stata una pulizia pesante, veramente. Sono sincera che manca ancora il pavimento, c'è ancora qua la scala, perché ho messo da levare la tenda, quindi la rimetterò oggi ancora. Io ho ancora da finire, guarda qua, il bagno, tutto qua. Quindi questo video continua, non vi faccio vedere oggi.
per un'altra volta facciamo qua questo guardaroba che anche lui, guarda, è altissimo, bisogna pulire, così vi faccio vedere un'altra volta. Però prima vi faccio vedere il vetri. Guarda che bello pulito. Senza aon. Tu puoi pensare, guarda, pensi che io sono fuori di pulito che è il vetro, ma sono dentro, guarda. Bellissimo la pulizia. Questa miscela, come vi ho detto, c'è qua sul canale. Quindi, se ti è piaciuto questo video, non dimenticare il mio like. Un bacio, alla prossima. Che bella giornata.